Buongiorno belli brutti, buongiorno, finalmente un po' di sole. Anche queste giornate qui sono contate, cioè giorni contati, diciamo così, come generale per la Svizzera. Perciò ti puoi già immaginare che oggi iniziamo anche molto bene con questo video. Benvenuto nel mio canale e parliamo oggi un po' della situazione un'altra volta qui o nel mondo. Beh, spero che stai bene. Intanto io sono felicissimo perché mia moglie appunto è arrivata benissimo lì a Sisaket, ha fatto veramente un viaggio, un mega viaggio, e saranno stati forse 16 ore in tutto, in totale 16 ore di viaggio, insomma abbastanza pesante, senza interruzione, diciamo, di riposo. Allora tutto in una rotta, perciò è abbastanza faticoso. Però lei è arrivata, mi ha fatto già vedere la casa via video chat e sono molto contento. Ecco, è ora live da Sisaket, mia moglie. Hello! Hello! Bene, dove siamo rimasti? Ah sì, la Svizzera. Allora, con giorni contati. Sì, perché è successo un'altra volta che il credito svizzero l'hanno condannato a Singapore per una multa di 926 milioni di dollari. Io non so queste banche dove tirano fuori tutti questi miliardi per pagare le multe. Cioè, una domanda che uno si può chiaramente fare: non ci danno interesse, perché se depositi i tuoi risparmi in una banca quasi quasi ci devi pagare tu sopra, ma interessi non ti danno quasi niente. Le speculazioni in borsa negli ultimi anni non è che vanno molto chissà come. Poi c'è la speculazione sui forex, lì chiaramente magari c'è qualche possibilità ancora di guadagnare al giornaliero, diciamo, a base giornaliera. Niente, comunque, dove tirano fuori questi miliardi? È già una domanda che mi faccio ogni volta, quando anche lo Stato svizzero, comunque, ogni volta quando c'è qualcosa da tipo multa o una banca che fallisce, zacchete, tirano fuori centinaia di miliardi, nessuno sa di dove arrivano. Ma vabbè, fa niente, comunque non sono i nostri problemi alla fine, che si arrangiano loro. La multa perché? La multa perché un'altra volta c'è stato un caso di un banchiere che era impiegato dal credito svizzero, e anche questa per me è una grande domanda, come può succedere un caso così, che ha preso dei denari di un cliente miliardario dalla Georgia, un multimiliardario, diciamo. Si trattava di un paio di cento di milioni, li ha fatti sparire sul suo conto. E come può capitare una cosa del genere in una banca, in una struttura organizzata dalla testa ai piedi, con controlli dalla testa ai piedi? Come può succedere una cosa di questo genere? Io non lo so. Come voi, anch'io ho fatto le mie esperienze con le banche, e credo che funzionano un po' più o meno in tutto il mondo uguale. Non c'è da fidarsi, e il coso è che quello che ti dicono specialmente non c'è da fidarsi. Per me le banche sono categoria avvocati, medici, cioè ti dicono qualcosa, però dopo è meglio che ti informi tu te stesso, che ti prendi il tempo anzi di informarti, perché non c'è più da fidarsi. Ormai queste persone, queste società, queste aziende hanno tutti interessi e sono pagati da terzi, e c'è un intruccio di corruzione e insomma,
che veramente non c'è. Guarda qua che bello, eh? Che vi corrompo anch'io ora con la natura della Svizzera. Quando c'è un po' di sole è bella, quando c'è, siccome anche questi giorni sono contati, perciò non ti puoi neanche fidare dal tempo. Ma comunque ci sono talmente tanti interessi in questi settori diversi, che per il singolo come te e me molto difficile da fidarsi, ecco, questo è quello che volevo dirvi. Punto. 926 milioni di dollari multa che loro chiaramente non l'hanno accettata, porteranno il caso avanti perché se non lo possono permettere, hanno miliardi da voi cioè dal cliente, che possono spendere come vogliono, sembra, perché tanto è fallita la banca, e perciò il gioco continua. Anche qui in Svizzera ho letto oggi che la IMS, cioè la AFAO, c'è qualche movimento, diciamo iniziativa di una ministra che vuole accorciare, diciamo, dei fondi della IMS, specialmente i contributi statali in questa cassa, perché lo Stato svizzero ogni anno diciamo versa il 20% della somma che hanno bisogno, diciamo, in questa cassa IMS, derivano dallo Stato, e questi 20% li vogliono ridurre. E questo significa chiaramente anche che ci saranno dei tagli nelle pensioni, e stanno parlando specialmente nella pensione della vedovanza. Già da morto non hai nessun valore, chiaramente, per questa società. Si dice che un morto, come posso dire, se si tratta di loro che ti devono dare a te qualcosa, ha un valore di 5 euro. Se si tratta di te che devi dare a loro, ha un valore di 20.000 euro. Capito il gioco? Perché qua chiaramente i funerali costano una bomba, e tranne le cremazioni, che è una cosa qui che abbiamo 20 crematori in Svizzera e tutti funzionano abbastanza bene, è un discorso veramente un po' pesantuccio, eh? Meglio che lasciamo perdere. È già morta la Tina, poveretta, che per la Svizzera era una cosa come Schumacher, come tutti questi star, sai, che abbiamo ora in Svizzera, chiaramente loro miliardari o milionari. Vabbè, Tina non era miliardaria, aveva un paio di 100 milioni, mi sembra 200-300 milioni di patrimonio, cioè non è come Paul McCartney, che non so, mi sembra che ha un miliardo, una cosa del genere, o anche di più. Di patrimonio. Ma la Tina, ma anche dai 200-300 milioni non ci sputerei sopra. Non so dove vanno a finire ora, forse in una fondazione, io credo che andrà in una fondazione, perché lei già aveva delle fondazioni. Infatti io avevo un cliente, diciamo, una fondazione che ha una collaborazione, diciamo, però credo che andranno lì, sì. Andranno sicuramente lì. Bene, la casa a Zurigo sicuramente rimarrà proprietà del marito, che deve essere stata è ancora vivo, deve essere stata una brava persona, perché l'ha tirata fuori da questi guai che aveva la povera Tina. E niente, comunque talento unico, altro che Fedez. Bene, allora questo è quello che è successo. Allora, successo, multa
credito svizzero 926 milioni e appunto i fondi statali, la IMS svizzera, che ogni due mesi c'è qualche notizia che vogliono ridurre i costi. È una vacca sacra, però ogni due mesi c'è sempre qualche attacco alla IMS svizzera. Perciò ora vediamo. Questi credono che sono pazzo. Guarda qua. Ecco, rimaniamo un po' nell'ombra, diciamo così. Allora, altra notizia che gli affitti in Svizzera saliranno più o meno, si dice che ogni inquilino deve far fronte a un aumento più o meno di 1600 franchi all'anno d'affitto, che corrisponde circa al 7%. Scusa, qua c'è un contadino che sta lavorando, chiaramente. Ecco, ora piano piano forse se ne va all'altra parte. No, vabbè, fa niente. Comunque, allora, corrisponde più o meno al 7% d'aumento, perché c'è un cambiamento di legge in giro, che si tratta del tasso di interesse, cioè all'indice del tasso di interesse, di dove dovrebbe, diciamo, corrispondere. Comunque, anche qui, comunque, che gli affitti sono già alti, questo già si sa, non è una novità, che aumentano ogni anno, questo si sa anche, ma del 7% è già una bella patosta, perché le casse malati hanno anche già annunciato ieri che vogliono aumentare circa il 3,2%, ed anche questo chiaramente è anche una bella patosta. Tu devi pensare che la cassa malati qui in Svizzera ogni anno aumenta il 3-4%, il 2%, dipende un po' quale società è. In più gli affitti dal 2 fino al 7% ogni anno, cioè ti puoi calcolare che, e la paga rimane comunque uguale, non è che ti aumentano la paga per questo, no, è da 30 anni che è uguale la paga qui in Svizzera. Come ho già anche detto nei miei video, un falegname 30 anni fa guadagnava 5.000-6.000 franchi, oggi la stessa paga, non è aumentata di niente o quasi niente, forse anche diminuita. Diminuita sicuramente per l'inflazione, per le spese più alte e via vai. Perciò è quello che ci dobbiamo aspettare, qui, che la paga, come in tutte le parti in Europa, non ti abbasterà neanche più fino a fine mese. Ecco, ora invece parliamo un'altra volta dalla Thailandia, per esattezza del viaggio. Mia moglie mi ha detto che l'aereo era mezzo vuoto, buon segno, perché già il biglietto veramente costa poco ora, appunto con 550 franchi andata e ritorno, voli Zurigo Bangkok con la Thai Airways in questo periodo. In più l'aereo è mezzo vuoto, cioè hai più spazio, sei più comodo, e se sei fortunato, lei era fortunata, e niente, perciò ha detto che è stato un viaggio bellissimo, come sempre con la Thai Airways.
È bella la Svizzera, lo so, quando c'è sole è bella, bella, bella natura, buona aria, semplicemente l'aria, bellissima. Ma appunto le giornate sono poche, cioè a me il grigio, pioggia e freddo, e specialmente neve, non è che mi piace tanto, perciò niente. Però veramente no, quando ci sono queste giornate veramente uno si può godersi finalmente un po' di bella vita, diciamo così. A proposito di bella vita, guarda qua. Poi un'altra volta un ragazzino è stato attaccato da un pitbull qui in Svizzera. Per fortuna non l'ha ammazzato il bambino come l'altra volta. È successo, mi sembra, 2 o 3 anni fa, un caso simile, però l'ha veramente fatto una brutta fine quel povero bambino. Questa volta ha avuto dei morsi, sicuramente avrà fatto molto male anche, però è sopravvissuto e questo fa vedere un'altra volta che se uno non sa, diciamo, si dice che il cane non è mai colpa del cane, ma è sempre colpa del proprietario del cane. Non lo so io se è così, perché non ho mai avuto cani, lo avrò a Sisaket, ma sicuramente non prenderò un pitbull che non mi fa entrare a casa dopo, neanche a me, no, grazie. Mi devo un po' informare, perché appunto anche per il clima là, sai, fa caldo, cioè... Ho visto che alcuni hanno dei husky in Thailandia, dei husky, ma poveri cani, soffriranno, già noi soffriamo, noi umani, figurati i cani, specialmente quella razza lì. Ecco tutto qui allora. Allora, curiamoci questa bella giornata, noi ci vediamo presto, non so da dove perché ormai mi conoscete. Oggi sono qui, domani sono là, come mi gira? E quello che è un programma nei prossimi giorni è andare a Montreux e se andrò ve lo farò vedere, perché è bellissima Montreux, specialmente il museo di Freddie Mercury, perché come sapete Freddie Mercury e Montreux, Papa Ciccia, cioè erano collegati molto stretti. Questa bellissima città al lago e Freddie Mercury, non solo Freddie Mercury, cioè, mi sembra Verbier, o dov'è? Verbier, c'era Charlie Chaplin, poi Schumacher, Ginevra lì. Ce ne sta un Phil Collins, tutti lì nella Svizzera francese. È l'unico rockstar svizzero che abbiamo, multimilionario, anche lui vive nella Svizzera francese. Bene, allora vi saluto. Dalla bellissima natura della Svizzera. Ciao ragazzi, fate i bravi.